L'Europa vuole la cannabis legale, mentre in Italia non si perde occasione per stringere ulteriormente le maglie del proibizionismo, sono sempre di più i Stati d'Europa che puntano sulla legalizzazione, per un approccio più sano e consapevole che possa realmente aiutare i suoi cittadini. A fare da prefila troviamo la Germania, che nonostante gli ostacoli incontrati, continua a puntare sulla regolamentazione della cannabis, anche se in modalità differenti. Recentemente, infatti, il ministro della Salute tedesco e il ministro dell'Agricoltura e dell'Alimentazione hanno presentato un nuovo piano di regolamentazione, che prevede un possesso fino a 25 grammi di infiorescenze, la coltivazione fino a 3 piantine di cannabis e l'apertura di cannabis club senza scopo di lucro. Poi troviamo il Portogallo, che dopo aver depenalizzato tutti i stupefacenti nel 2001, ha presentato lo scorso 20 aprile, in occasione della Festa Internazionale della Marijuana, una legge che legalizzi la cannabis nel paese. Segue la Repubblica Ceca, che da quanto dichiarato dal suo coordinatore nazionale antidroga, potrebbe presto discutere una legge che autorizzi sia la coltivazione sia la distribuzione di cannabis per gli adulti. In Spagna, invece, il consumo personale e la coltivazione di cannabis sono comportamenti depenalizzati, se tenuti in spazi privati. Da questa premessa, nel 2001 nascono i Cannabis Social Club, delle associazioni senza scopo di lucro che difendono i diritti dei consumatori e garantiscono un modo e un luogo sicuro per consumare marijuana. Depenalizzazione che poteva sfociare finalmente in una legalizzazione completa, grazie a una proposta avanzata dalla sinistra repubblicana e bocciata lo scorso febbraio dal Congresso dei Deputati. Anche in Olanda la cannabis non è legale, ma il suo consumo è depenalizzato. Tuttavia, entro fine anno si prevede la prima produzione autorizzata dello Stato per un prodotto più sicuro e controllato, da dispensare ovviamente nei coffee shop che tappezzano il territorio olandese. Nel dicembre del 2021, Malta è stato il primo paese d'Europa a legalizzare la cannabis per scopi ricreativi. E come anticipato con l'introduzione della nuova proposta di legge, i consumatori che non possono o non vogliono coltivare marijuana potranno rifornirsi legalmente da un'associazione cannabica. Per finire abbiamo la Svizzera, che sebbene non faccia parte dell'Europa, la sua influenza si fa sentire. Qui la legalizzazione sperimentale, volta a raccogliere maggiori informazioni possibili in vista di una futura regolamentazione completa, è già partita a Basilea, seguita in ruota da Zurigo e da Losanna. Per rimanere sempre aggiornati sulla cannabis e sugli stili di vita alternativi, non dimenticate di visitare il nostro sito www.dolcevitaonline.it. Questa video news è offerta al nostro sponsor IdroGrow, www.idrogrow.com.